the summer of love. Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Benvenuti ragazzi e ragazze, questo nuovo video. Oggi vi porto un video su un gioco uscito veramente di recente, tipo una cosa meno di una settimana, diciamo, saranno 5 giorni che è uscito, forse qualcosina in meno. Si chiama Hogwarts Mystery, non mi ricordavo se c'era l'Harry Potter prima, però no, si chiama semplicemente Hogwarts Mystery. E praticamente parla, praticamente dobbiamo crearci noi la storia, noi ci creiamo il nostro PG e viviamo la storia dei vari anni scolastici a Hogwarts in prima persona, diciamo. E diciamo uno stile clic e punta, un'avventura grafica, però devo dire che lo sto provando sul mio cellulare da un po' di tempo e mi sta piacendo abbastanza. Non è quel gioco che dici ti viene proprio voglia di giocare subito così. Ho proprio voglia di giocare a Hogwarts Mystery. No, però da giocarci ogni tanto, giusto per andare avanti con la storia. Tra l'altro c'è una trama anche dietro. Non è affatto male. Io ho visto che è ambientato ovviamente prima di Harry Potter. Cioè Harry Potter è nato, perché poi ne accennano più avanti. Poi vedremo. Io direi iniziare subito con Mago. Personalizziamolo un pochettino, non sto lì a farlo tanto perché ovviamente lo cancello dopo questo video, a meno che non vogliate una serie. Direi che così non è malissimo. Gli occhi neri hanno un tocco di classe proprio. Gli occhi sono una cosa di orribile però. Questo direi che può andare bene. Qua cos'è? Le sopracciglia, sì. Direi che queste qua. La bocca. Lasciamo pure questa. Beh. Così credo. Dietro, capelli. Ok. Non c'è tantissima roba, io direi. Questo com'è? Potrebbe anche starci. Tipo. Quanti colori ci sono? Bianco. Che bello bianco, ci sta. Questi capelli qua ci stanno. Questi qua. Però non posso, devo sbloccare più avanti. Quindi io direi che potrei mettergli questi, va? O questi. Questi. Completa avatar. Ok. Eccoci qua, Diagon Alley. Qua abbiamo Ollivander, qua abbiamo Flourish Blutz, la Gringot, qua credo che sia per Nocturne Valley. Parliamo con il tizio. Hey! Ciao, mi chiamo Rowan Canna, non lo so, troppo queste H e le K. Anche tu ti stai preparando per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts? Dire semplicemente Hogwarts era troppo difficile? Sì, ma Diagon Alley è disorientante, non so dove cominciare. Posso aiutarti io? Ho letto la storia di Hogwarts in vista del primo anno, quindi sono abbastanza esperto di Hogwarts. Ah! Ti consiglio di cominciare comprando i libri che ti servono al Ghirigoro. Sì, non c'è bisogno che me lo dici, è obbligatorio perché non sono capace di andare alla libreria. Il Ghirigoro, ecco sì, mi ero già dimenticato come si chiama Ghirigoro. Senza vedere, infatti è proprio un punto e clicca, diciamo. Ok, qua diciamo che stiamo comprando i libri in teoria.
Ho trovato tutti i libri della lista. Vediamo se Rowan può aiutarmi a trovare il resto dell'equipaggiamento. Andiamo, giovane. Sì, giusto, il tutorial mi fa venire il nervoso perché non posso muovermi per conto mio. Grazie all'aiuto, Rowan, sono riuscito a trovare tutti i libri. Wow. Bello, sono così emozionato per Hogwarts che mi sono dimenticato di chiederti come ti chiami. Allora, noi ci chiamiamo Bario. Quadrato. Quadrato. Così, conferma. Bario Quadrato, perfetto. Mi chiamo Bario Quadrato. Molto piacere, Bario. Altrettanto, non potrei essere più emozionato all'idea di entrare a Hogwarts. Vero? Continuo a fissare la mia lettera di accettazione da quando è arrivata. Mi fai vedere la tua? No, però sì, perché sono obbligato. Gentile Bario Quadrato, siamo lieti di informare che ha diritto a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Qui a cui troverà l'elenco dei libri di testo e delle attrezzature necessarie. L'anno scolastico avrà inizio il 1º settembre. Restiamo in attesa del suo gufo entro e non oltre il 31 luglio. Perfetto. Firmato da McGranny, Hogwarts School of... Ok. Hai già pre... Ho già preso quello che mi serve, ma mia mamma mi ha dato quanto basta per comprarmi qualcosa di speciale per la scuola. Voglio far sapere a tutta Hogwarts che sono un intellettuale serio, impegnato a fondo per diventare caposcuola. Cosa credi che dovrei prendere, Bario? Una sciarpa? Un maglione serio, un bel cappello. Allora, io avevo votato un bel cappello nel mio profilo principale. Ora quindi proverò a votare una sciarpa. Che ne dici di una bella sciarpa? Ottima idea. Le sciarpe danno a tutti un'aria molto accademica. Mentre compro dei vestiti, tu dovresti prendere una bacchetta da Ollivander. Perfetto, poi raga, che belli sono i muretti che si muovono. Sì, e Ollivander era uno sputo di distanza da dove eravamo noi, non c'era bisogno di avere l'indicazione proprio. Ollivander. Salve. Non riesco a credere di essere da Ollivander. È qui che tutti comprano la loro prima bacchetta. Salve, sono Garrick Ollivander, lieto di conoscerla. È qui per ricevere la sua prima bacchetta, dico bene? Ho proprio quello che fa parlare, bacchetta di melo, corta di cuore di drago, 9 pollici, rigata. So via, la agiti. Wii. Non è quella adatta, mi dispiace. Chiedo scusa. Non è colpa sua, è la bacchetta a scegliere il mago, e chiaramente questo non fa per lei. Ricordo che suo fratello fece esplodere il mio calamaio preferito quando provò la sua prima bacchetta. Conosceva mio fratello? Ricordo tutte le bacchette che ho venduto, la sua era di legno di acero, corda di cuore di drago 10 pollici. Un'ottima bacchetta, è un peccato che l'abbia spezzata a metà quando è stato espulso. Mi pare di capire che sia scappato di casa dopo l'espulsione e che da allora non si è saputo nulla di lui. Deve essere stato duro con un duro colpo per lei. Mi è dispiaciuto per lui, ho provato molta rabbia. Mi ha motivato, mi è dispiaciuto per lui. Ci amava e amava Hogwarts, spero tantissimo che stia bene. La sensibilità può essere una grande forza. Penso proprio di avere la bacchetta che fa per lei. Legno di acacia, nucleo di crini di unicorno, 12 pollici, flessibile. Wii.
Yeah, abbiamo trovato la nostra bacchetta. Cosa sono sti versi molesti? Splendido! Sono molto curioso di vedere che strada sceglierà. Perfetto! Torna da Rowan. Vai! Go! Rowan, buongiorno! Ehi, Barrio, ti piace la mia sciarpa? No! Ti si addice, sembrerai la matricola più intelligente di Hogwarts. Il suggerimento era tuo. Verrò da te ogni volta che mi serviranno consigli di abbigliamento. Ma anche no. Ma quella è la bacchetta di legno di acacia? Sì, e tu come lo sai? La piantagione di alberi della mia famiglia produce legno, per bacchette e scope. È per questo che mi piace stare dentro, a leggere. Mi disse dall'uscita fuori a lavorare nella piantagione. Quello è il fatto che non ho amici. Puoi essere amico mio. Non credi che sia troppo strambo? La gente di solito la pensa così. Dicono lo stesso di me. Perché dicono una cosa simile su di te? Mio fratello è Jacob Quadrato. Attenzione, raga, Jacob Quadrato. Lo stesso Jacob Quadrato che è stato espulso da Hogwarts per aver infranto le regole mentre cercava le mitiche sale maledette. Ne ha fatto parlare molto sulla Gazzetta del Profeta. A scuola lo sapranno tutti. Lo so. E penseranno tutti che anche io sono strambo. Possiamo essere strambi insieme? Cosa vuoi che faccia se qualcuno ti infastidisce per via di tuo fratello? Fai come me, non dire nulla. Non dire nulla. Ti prego, non reagire. L'ultima cosa che voglio è attirare ancora di più l'attenzione. Yeah! Perfetto, raga. Capitolo 1 completato. Raccogli. Capitolo 2, benvenuti a Hogwarts. Inizia. Andremo avanti fino alla scelta delle case, poi boom. L'Hogwarts Express, raga. Attenzione. Yeah, siamo a Hogwarts, andiamo nella sala grande, che era qua uno sputo di distanza. Raga, però è fatto veramente bene sto gioco. C'è da dirlo che è veramente veramente fatto bene. Hagrid, Piton, Silente. E gli altri che non mi ricordo sono comunque tutti quelli che ci sono anche nel primo anno di Hogwarts. E negli altri, sì, questi compaiono tutti anche negli altri anni. Benvenuti a Hogwarts. Prima del banchetto di benvenuto dobbiamo smistare tutti gli allievi del primo anno nelle loro case. La cerimonia dello smistamento è molto importante. Per tutto il tempo che passerete qui a Hogwarts, la vostra casa sarà un po' come la vostra famiglia. Le quattro case si chiamano Grifondoro, dei coraggiosi impavidi, Tasso Frasso, questa cosa mi trigger assai, raga. So che in qualche versione doppiata del libro c'è scritto Tasso Frasso al posto di Tasso Rosso, ma è una cosa che mi mette abbastanza a disagio. Dei premurosi leali, Corvo Nero degli intelligenti arguti e Serpeverde degli ambiziosi e astuti. Ogni casa ha la sua nobile storia e ognuno ha prodotto eccezionali maghi e streghe. Spero che tutti voi sarete validi, aggiunte ai loro ranghi. E adesso, Quadrato Bario, attenzione! Lui triggerato così. Sì, sono io! Perfetto! Molto interessante, non vedo uno così da molto tempo. Quale casa speri di finire, eh? Perfetto, il fatto che qua ci fa scegliere non è che ci fa tipo una serie di domande o ci smista casualmente. Ci fa scegliere a noi la casa. In questo caso io, di mio, sono un tasso rosso. E allora nel mio profilo principale ho messo tasso rosso. Però qua voglio cambiare un po'.
Quindi credo proprio che o andrò in Corvo Nero o in Grifondoro. In questo punto andiamo in Corvo Nero. Ah sì, ora capisco. Sarà meglio fare Corvo Nero. Yeah! La gente che applaude. Un Corvo Nero, non posso crederci. Non posso credere di essere davvero Hogwarts. Sarà meglio sedersi. Il preside sta per parlare. Benvenuti, benvenuti un altro anno a Hogwarts. Negli ultimi anni abbiamo visto un peso sollevarsi dal nostro mondo. Il bambino che è sopravvissuto, Harry Potter, è al sicuro. Fra molti anni il giovane Harry avrà l'età per frequentare Hogwarts. Ma adesso tocca a voi. Ricordate, qui a Hogwarts i vostri trionfi vi faranno ottenere punti per la vostra casa, mentre qualsiasi infrazione alle regole ve ne farà perdere. Alla fine dell'anno la casa che ha totalizzato più punti vincerà la Coppa delle Case. Un grande onore. Spero che ognuno di voi sia un valido contributo per la propria casa. Il banchetto è terminato. Corvo Nero, vi preghiamo di procedere alla sala comune di Corvo Nero. Perfetto, ragazzi, il video si può anche concludere qua. Vi ho fatto vedere un pochettino com'è il gioco, in che stile è. Vi ho fatto vedere che c'è lo smistamento delle case tutto un po'. Poi pian piano si andrà avanti a capitoli, seguendo una specie di trama, sì, una trama, una sottotrama, come volete, per poi andare avanti nei vari anni scolastici. Io vi saluto, vi invito a passare nel link di Instagram mio e degli altri membri del canale, per vedere un po' di foto, le storie che mettiamo. Vi invito a iscrivervi e lasciare like per nuovi video. Da Jess è tutto, ciao a tutti. Bella!